Oggi si mettono da parte i droni FPV e ci ridedichiamo come ai vecchi tempi al DJI Mini 3 Pro. Eccolo qua, nuovo poi, perché tra l'altro mi è stato pure sostituito perché ho lamentato il discorso della camera che si appannava. Quindi l'ho mandato in assistenza alla DJI e me l'ha ridato nuovo. Questo Mini 3 Pro avrà fatto forse 3 voli. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, benvenuti o bentornati qui sul peggior canale di YouTube. Oggi, dopo tantissimo tempo, ma veramente tantissimo tempo, sono tornato ad utilizzare il DJI Mini 3 Pro. Perché? Perché voglio riprovare DroneLink. DroneLink che adesso è uscita dalla versione beta e quindi teoricamente non dovrebbe dare più problemi. Andiamo a vedere se effettivamente è così, se è una versione stabilissima. Come ricorderete, già quando utilizzavo la beta comunque andava bene, ma ogni tanto c'era qualche crash. Ok ragazzi, l'applicazione l'ho appena aggiornata, andiamo a vedere su che versione siamo passati. Siamo passati alla 4.9.2. andiamo subito a crearci un piano di volo, io direi con i waypoints. Dunque, versione stabile, lo ripeto, perché adesso c'è il pieno supporto ai sensori degli ostacoli, che quando era in beta non era garantito. Io vi assicuro che comunque funzionavano, però loro con un disclaimer dicevano appunto che non funzionavano. Andiamo a posizionarci sulla mappa sfruttando la localizzazione GPS, indichiamo all'applicazione il punto di decollo, eccolo qua, ho fatto tap qui sopra, ci ha creato subito dei punti waypoints, sblocchiamo così abbiamo pieno controllo per andarli a posizionare. Io farei un bel giretto qui su tutto il terreno, così. Ovviamente il telefono non è la soluzione più comoda, io preferisco sempre il tablet. Comunque dai, in linea di massima, se si riesce a lavorare, sì, perfetto. Allunghiamoci, facciamolo un bel giro, eccolo qua. Faccio tappe sul segno più, così ne ho aggiunto un altro. Dove è andato a finire? B, C, D, eccolo qua. Molto scomodo il cellulare comunque. Difatti io credo, no, questo non so che ho toccato. Credo che ovviamente conviene sempre o lavorare appunto sul tablet oppure pianificare il tutto direttamente e comodamente a casa sul PC per poi dopo venire sul campo e provare. Ok, diciamo un piano di volo un po' bruttino, comunque vabbè. L'altezza, andiamo, io direi che i 31 metri andrebbero bene, comunque vabbè, diciamo tanto qua è abbastanza libero da ostacoli. Dai, diciamo 35 metri, quindi si porterà a 35 metri. Lineare o curvo, diciamo così. Cattura automatica del video, bene. La velocità, quanto gli diamo ragazzi? Facciamo lavorare a, non esageriamo dai, a 25 km orari. Punto di interesse, ma nessuno, al momento non ci interessa, facciamo fatto. Qui vi ricordo c'è la possibilità di andare a vedere l'anteprima della missione che svolgerà.
Ovviamente poi il tutto dipende anche dalla capacità hardware dello smartphone che utilizziamo. Vabbè, l'ho lanciata, ecco, si porta al decollo, in quota, alla quota stabilita e via dicendo. Lo stoppo. E allora controlliamo ancora un po' le impostazioni, diamogli un nome. Terreno. Limitazioni al decollo, nessuno. Si può modificare attuale versione. Poi azioni al traguardo, quindi quando ha finito la missione torna a casa, l'RTH alla velocità massima 25 km orari. Tasso di rotazione, tolleranza, perfetto, perfetto, fatto. Quindi a livello di missione siamo a posto. Questo qui forse sblocco un attimo questo punto C, un po' più avanti anche il D, senza che va sul boschetto. Riblocco. Ok. Perfetto, dai, accendiamo radiocomando. Andiamo a lanciare questa piccola missione. Un'altra cosa molto simpatica qua è il Follow Me, che a differenza ovviamente dell'Active Track che abbiamo sulla DJI Fly, il Follow Me è seguimi. Quindi l'Active Track andiamo a selezionare il soggetto, l'oggetto, e quindi viene seguito per quella breve distanza. Il Follow Me va a seguire l'operatore, il radiocomando. Quindi anche se magari scompariamo in mezzo a degli ostacoli, comunque il drone ci starà dietro. Non si ferma, non viene a perdere, tra virgolette, il contatto con noi. Allora, devo fare il bind però, sul radiocomando. Tra l'altro vi ricordo che per un bind veloce, ecco, io in questo momento ho il Mini 3 Pro che era stato bindato col radiocomando RC, non c'ho la DJI Fly aperta come vedete sullo schermo, e quindi come bindo? Semplice. Vado a tenere premuto, ci avevo fatto anche uno short. Vado a tenere premuto il pulsante d'accensione del Mini 3 e poi sul radiocomando RCN1 premo il tasto function, il tasto della camera, quello sempre a fianco, diciamo, dalla parte opposta a destra, e il tasto multifunzione che sta sotto per la registrazione. Tengo premuto, ecco, si sta portando in abbinamento. Ok, e il drone è bindato con quest'altro radiocomando. Pronti per partire, chiudo, andiamo a selezionare terreno, perfetto. Come vediamo dalla videocamera, ecco, l'alzo un po', il collegamento è stabilito e a questo punto niente, facciamo un bel play. 3, 2, 1, missione iniziale. Missione interrotta. Perfetto. Meno male che la versione è stabile. 3, 2, 1. Missione iniziale. Missione interrotta. Che sarà, ragazzi? Io atterro. Ok ragazzi, fatte le ultime verifiche.
facciamo questa missione. 3, 2, 1, missione iniziale. Secondo round, ce la farà? Ovviamente vi ricordo che in caso di particolari anomalie possiamo sempre andare a premere il pulsante di ritorno a casa, il return to home su radiocomando. Allora, lì si è posizionato sul primo punto alfa. Andando sul punto Bravo ci viene indicato dalla parte sinistra. Peccato che ho tolto però la visualizzazione della mappa. Era segnato come punto di interesse il punto di decollo, quindi lui si sta portando adesso dal punto Bravo al punto Charlie, sempre tenendo sotto controllo appunto il punto di decollo, che è diventato un punto di interesse. Dal punto Charlie al punto Delta. Missione interrotta. Perdita del segnale, ci mancava pure questo. Comunque, come vediamo, l'abbiamo provato anche in termini di sicurezza, ovvero abbiamo perso il segnale ma non il drone. La procedura RTH comunque funziona. E al momento non siamo andati bene, perché il primo play è fallito. Al secondo c'è stato questo problema, la perdita del segnale. Io sinceramente qua sto completamente scoperto, quindi non capisco perché abbiamo perso questo segnale. Adesso lo stoppo, se no ho mezzo all'erba. Parecchio vento e ci riproviamo. Ok ragazzi, ho appena chiuso tutte le app che erano in uso, qualsiasi processo. Andiamo a rilanciare l'applicazione e vediamo un po' stavolta se riscontriamo ancora problemi. Selezioniamo il nostro piano. Ok, anteprima ce l'abbiamo, collegamento col drone perfetto, batteria al 67%, 31 satelliti al momento e segnali ottimi sia il link radio che il link video. Vai, premiamo play. 3, 2, 1, missione iniziale. Ritenta, sarai più fortunato. Comunque è una cosa stranissima prima, perché stava comunque vicino a 30 metri d'altezza, tutto libero, in aperta campagna, senza nessun segnale radio che potrebbe comunque interferire con la missione, eppure è fallita. Vabbè, a volte hai visto mai qualche app che girava in background? Vediamo un po', stiamo rifacendo la prova, chissà se saluto.
Sì, si vede, si vede. Eccoci qua. Un saluto al drone, ma un saluto nel senso arrivederci, non addio. Allora, i segnali radio ci sono, me li dà tutti belli pieni, siamo esattamente a 161 metri, quindi insomma prima ce lo siamo persi a 161 metri grosso modo, e adesso sta rientrando e sembra... Missione compiuta. Missione compiuta. Ma ci doveva essere l'RTH. Sì, va bene. Ma perché si era fermato un attimo, dico, come missione compiuta? Era arrivato già all'ultimo punto waypoint. Lo sto osservando. Si è portato perfettamente sulla verticale. Abbasso la videocamera, così lo vediamo. Eccoci qua. Vabbè, è andata. Prima, non lo so, probabilmente qualcosa gli ha dato fastidio, qualche applicazione, come dicevo, boh. Al momento tutto ok. Eccoci qui ragazzi, per il momento il video si conclude qui, successivamente ho fatto una prova anche con la funzione Follow Me, quindi se siete curiosi continuate a seguirmi su questo canale per vedere com'è andata con l'altra prova. Per il momento vi saluto, vi ringrazio, un abbraccio e buon fine settimana a tutti dal peggior canale di YouTube.